Cari genitori e cari studenti, siamo giunti anche quest'anno al momento della scelta, una scelta molto importante, una scelta che deve essere consapevole, una scelta, che riguarda la vita, il percorso dei vostri ragazzi, dei vostri figli, ed è una scelta che avviene in un momento molto particolare, molto drammatico, quindi la scelta del proseguo degli studi ai tempi del Covid. Anche in questa circostanza, in questa situazione molto drammatica, la nostra scuola è pronta ad accogliere tutti voi con un'offerta formativa molto ampia, molto ricca, che ha saputo anche rinnovarsi nelle difficoltà. Un ventaglio ampio di possibilità che possano rispondere alle esigenze del territorio, alle esigenze di vita dei vostri figli che sono alla ricerca di professioni nuove, innovative, che consentano loro l'inserimento nel mondo del lavoro. Il legame con il territorio è molto importante. Vorrei soffermarvi su un aspetto fondamentale. L'ultima indagine della Fondazione Agnelli ha inserito il nostro istituto in una graduatoria, in una classifica molto importante. L'ITIS Fermi è infatti risultato secondo a livello regionale per quanto riguarda il tasso di occupazione e gli esiti positivi subito dopo il diploma. Quindi direi che è un dato assolutamente vitale, essenziale in un mercato del lavoro in cui spesso si conseguono delle abilità e si raggiungono delle competenze che poi non possono essere spese nel settore specifico per il quale si è studiato. Quindi mi sembra sicuramente un augurio per i nostri ragazzi e per i nostri naturalmente diplomati. I nostri laboratori sono assolutamente attrezzati e in grado di rispondere a queste sfide, a queste esigenze, perché l'istituto tecnico non deve essere considerato assolutamente come minoritario rispetto alla struttura liceale, ma delle caratteristiche, delle peculiarità molto importanti. La nostra scuola è nota nel territorio per le altissime competenze nel campo della robotica. Non dimentichiamo, insomma, di essere stati campioni europei e soprattutto di essere saliti prestigiosamente sul podio, al terzo posto nei mondiali di robotica. Ma non vorrei che la nostra scuola venisse identificata solo con la robotica. La nostra scuola ha delle peculiarità che riguardano questi quattro indirizzi della meccanica, dell'elettrotecnica, della chimica e della neonata informatica, e quindi ciascuna specializzazione prepara i ragazzi per quello che poi sarà naturalmente il loro futuro. Ma ora vorrei entrare in questo tour virtuale del nostro istituto e vorrei che fossero i nostri ragazzi e i nostri docenti a presentarvelo nel dettaglio. Siamo all'ITIS di Castrovillari e ci troviamo nel Dipartimento della Meccanica, che è formato dai quattro laboratori, che sono il laboratorio di sistemi dove si studia l'automazione industriale. I ragazzi hanno modo di fare degli impianti proprio, e il laboratorio di AutoCAD, dove studiano il disegno con una stampante 3D, attraverso il computer fanno la programmazione. E il laboratorio della Bosch, dove si fanno le diagnosi sulle automobili. In questo momento ci troviamo nel laboratorio di tecnologia meccanica. Sono Elena Marchico, una studentessa del quinto anno dell'indirizzo meccanica, meccatronica e macchine. Mi trovo davanti alla fresatrice a controllo numerico, che è una macchina totalmente computerizzata. Noi mandiamo dal disegno mandiamo il programma a questa macchina che lo esegue. Possiamo fare diverse lavorazioni, come ad esempio balenatura, foratura, eccetera. Sono Matteo Tedisco, uno studente del corso meccanica. Questa macchina è una macchina che noi utilizziamo per eseguire delle torniture su pezzi cilindrici. Per arrivare al prodotto finito, noi eseguiamo un programma prima sul computer che poi trasferiamo sulla macchina. E la macchina sostanzialmente esegue il listato del programma fino al pezzo finito, in questo caso. Questa macchina, alla mia destra, è il torno tradizionale e possiamo vedere come si effettuano le lavorazioni. Qui ci troviamo nel laboratorio di meccanica macchine, dove si fa la revisione degli autoveicoli e la diagnosi sui motori benzina e diesel. In questo laboratorio abbiamo diverse macchine, come ad esempio la stazione di diagnosi mobile, la stazione di diagnosi fissa, il controllo dell'emissione dei gas, il controllo della climatizzazione, il controllo dei fari sia per motori benzina che diesel. In questa parte abbiamo il controllo della deriva, il collaudo delle sospensioni e invece il collaudo freni. Qui ci troviamo nel laboratorio di sistemi dove si studiano gli impianti a livello didattico, chiaramente, dell'automazione industriale. Nell'evoluzione della meccanica meccatronica, spesso questi sistemi di tipo pneumatici sono stati sempre incrementati con l'elettronica.
Basta pensare, un esempio molto banale, è l'apertura e chiusura delle porte degli autobus. Ci troviamo nel laboratorio CAD dove si insegna a disegnare pezzi meccanici col computer. In questo momento stiamo realizzando su un software di modellazione solida una morsa manuale e questo programma poi successivamente lo invieremo o sulla stampante 3D oppure sulle macchine a controllo numerico. Ci troviamo nel laboratorio di sistemi di automazione e qui effettuiamo esercitazioni e prove di automazione, appunto, quindi prove su microcontrollori, PLC, quindi tutto quello che riguarda l'automazione industriale e anche di robotica fino all'intelligenza artificiale. Mi chiamo Gianluca, frequento il corso di elettrotecnica ed elettronica, sto studiando un sistema di automazione comandato dal PLC per il trasporto di merci. Io sono Gianni Belli Marco, studente del corso di elettrotecnica. Qui ci troviamo nella postazione dove realizziamo proprio questi tipi di circuito con sensori e automazione. E qui abbiamo un circuito nuovo progettato proprio in questa era del Covid, dove qui abbiamo un sensore che riesce ad intercettare tutta la temperatura. Quando supera la temperatura dei 37,5 gradi centigradi smette di azionare il LED rosso e si accende il LED verde e si aziona il LED rosso. E se la temperatura supera di molto i 37,5 gradi centigradi si aziona anche questa altra apparecchiatura che inizia a vibrare per indicare il pericolo. Sono Nicola, faccio parte anch'io del corso di elettronica ed elettrotecnica e sto studiando l'andamento di un motore passo passo controllato da un microcontrollore Arduino. Il programma di questo motore prevede che faccia 5 giri a destra, 5 a sinistra, faccia una piccola pausa e poi ricominci il ciclo. Questo qui è un robot che risolve in meno di 2 minuti il cubo di Rubik, realizzato interamente con Lego. Sono Vincenzo Aversa, il docente di laboratorio di elettrotecnica ed elettronica. Qui abbiamo delle apparecchiature elettriche e abbiamo il ponte di Wilson che serve a misurare una resistenza incognita, un galvanometro, un resistore variabile, un trasformatore monofase e apparecchiature elettrodinamiche. Qui abbiamo apparecchiature elettroniche tra cui un rilevatore di cambi magnetici a bassa e alta frequenza, un modulo che mi serve a misurare le apparecchiature lineari e non lineari con delle celle fotovoltaiche in silicio, un oscilloscopio e un generatore di segnale digitale e non. Qui invece siamo nel laboratorio di robotica e domotica dove facciamo i test in preparazione alle gare nazionali e internazionali. Qui abbiamo una casa automotica per il controllo di civile abitazione da remoto. Non realizziamo macchine solo da competizione ma anche per aiutare l'uomo, ad esempio questa è una macchina realizzata per prendere un ordigno o altre cose pericolose. Mi trovo nel laboratorio di TPS dove facciamo esercitazioni su impianti industriali e civile come per esempio l'antifurto o la videosorveglianza. Questo è il laboratorio di analisi chimica e strumentale del terzo e del quarto anno. In questa postazione conduciamo le analisi quantitative, come quella che sto attuando adesso, che ci consente di determinare la freschezza del latte. Qui ci troviamo nel laboratorio di chimica generale per il biennio e nel laboratorio di chimica organica e biochimica per il triennio. In questa postazione studiamo il comportamento delle sostanze. Per esempio, in questo pallone abbiamo una soluzione. Quando scuoto il pallone, la soluzione cambierà colore. Questo perché, quando agito il pallone, fornisco ossigeno alla sostanza che determina una variazione del suo numero di ossidazione e quindi anche una variazione di colore. Questo esperimento si chiama semaforo chimico, poiché la soluzione all'interno del pallone cambierà colore. E qui ci troviamo nel laboratorio organico e io vi farò vedere un esperimento chiamato dentifricio dell'elefante. Per prima cosa aggiungiamo dell'acqua ossigenata all'interno di questo cilindro. Dopodiché prendiamo questa sostanza che si chiama ioduro di potassio, che fungerà da catalizzatore, ovvero andrà a velocizzare la nostra reazione. Infine aggiungeremo 2 gocce di sapone, che sarà appunto il nostro secondo reagente. Mescolando questa sostanza ben bene, appunto, potremo vedere la formazione di una schiuma, che oltre a essere appunto schiumosa formerà anche del calore, infatti la schiuma è calda, quindi è una reazione isotermica. In questa postazione invece noi studiamo la distillazione, ovvero una tecnica di separazione di una sostanza che appunto ci permette di separare 2 o più componenti di una sostanza sfruttando il loro diverso punto di ebollizione. Questo è distillato, ovvero quello che noi otteniamo dopo un processo di distillazione della miscela di più componenti. Questi sono i prodotti dell'alternanza scuola-lavoro. Qui abbiamo dei saponi, delle candele e infine abbiamo degli oli essenziali.
Qui ci troviamo nel laboratorio di chimica analitica e strumentale del quinto anno, dove noi studenti affiniamo le competenze che ci permetteranno di entrare direttamente nel mondo del lavoro o attraverso un esame di svolgere la libera professione. In questa postazione effettuiamo un'analisi di una matrice reale, come il vino. Per esempio, utilizzando questo strumento, che si chiama acidimetro di Ozzi, possiamo determinarne l'acidità volatile. Questa è una cuvetta di quarzo che inseriamo all'interno di questo strumento, che è uno spettrometro UV visibile, che ci consente di determinare se nell'olio sono presenti delle sofisticazioni. Questa è in sintesi la nostra offerta formativa e i nostri corsi di studio. Per saperne di più, contattaci ai nostri recapiti.